Ecco, prima di tutto sento anch'io il dovere di ringraziare le padrone di casa, Paola Errani, Giulia Cuia e Mami, perché parlare veramente in sana linea è per chi ha lavorato, ha ricercato qui dentro un onore e un piacere. Perché molte delle cose che sono contenute nel libro vengono da documenti che sono conservati qui nella Biblioteca Malatestiana. Ad esempio, Guglielmo Limami ha suggerito di estendere la ricerca anche alle pubblicazioni e in una pubblicazione che è la Riviera Romagnola ci sono tantissime informazioni che riguardano proprio la nascita delle colonie marine. Un altro doveroso grazie va a Renato Lombardi, che è stato un po' il Deus ex machina di questo libro. L'idea è partita da lui. Renato, quando ha coordinato un po' i lavori per il centenario di Milano Marittima, sapendo della passione mia e di Brunella verso la storia dell'infanzia, la storia delle colonie, ci ha proposto di cercare negli archivi le origini delle colonie marine insieme a Milano Marittima. Questo abbiamo fatto, Brunella ha lavorato soprattutto dal versante iconografico, io ho cercato i documenti e li ho cercati un po' dappertutto, negli archivi, nelle biblioteche, nella memoria delle persone che nelle colonie erano state. E le cose che vi presenterò sono un po' un riassunto di quello che è il libro. Ecco, Valentina ha parlato prima di quando sono nate le colonie in Romagna e ha fatto vedere una bellissima immagine dell'ospizio marino cremonese di Cesenatico, che è nato nel 1906. Ecco, a Rimini le colonie marine nascono molto prima, nel 1869, a Riccione nel 1881. A Marittima e a Cervia, come vedremo, questa nascita è posteriore ed è posteriore per una serie molto importante di motivi. Il primo motivo è legato proprio alla città. La città viene collegata dalla ferrovia alle altre città romagnole molto tardi, nel 1884, e solo nel 1882 a Cervia nasce lo stabilimento balneare. Poi Cervia era una città piccola, non era lo Stenda d'Italia come era Rimini, era una città povera e quindi gli amministratori di allora non potevano contare su finanze capaci di far partire il turismo balneare e speravano, gli amministratori di allora, che fossero i privati a trainare questo turismo balneare. Privati che però falliscono, i maffei milanesi ai quali viene data in appalto la gestione della spiaggia di Cervia Milano Marittima, falliscono nel loro progetto e sono costretti a lasciare questo progetto ad altri. L'altro problema forte, grossissimo, che riguarda Cervia è il fatto che Cervia è una zona malarica. Ma era veramente zona malarica, nel senso che, come scrive anche Rino Alessi nelle sue memorie, nei suoi libri dedicati a Cervia, molti cervesi avevano la malaria e la malaria era lo stigma che teneva il turismo lontano dalla città. Vi voglio leggere, ad esempio, una cosa molto interessante. Nel 1922 il medico provinciale di Ravenna viene a Cervia per vedere se nell'asilo infantile San Giuseppe si poteva fare una colonia per bambini poveri. E la relazione di questo medico, molto interessante, dice che era molto difficile fare una colonia per bambini a Cervia e se la si doveva fare solamente all'inizio della stagione estiva, quindi a giugno. Non ad agosto, perché ad agosto c'era la malaria nella piena fioritura. Poi diceva, se portiamo i bambini dobbiamo sottoporli a un trattamento preventivo a base di chinino, li dobbiamo far passeggiare solo lungo la strada e mai, specialmente nelle ore serali, nella strada verso il cimitero o in quella che portava a Castiglione, perché quella era la zona dove c'erano più specchi di acqua dolce e c'erano più zanzare anofili. Tanto è vero che questa, diciamo così, questa fama di zona malarica Cervia riesce a scrollarsela di dosso solo nel 1927, quando viene, diciamo così, nominata città, stazione di cura, soggiorno e turismo. Ed è proprio da quegli anni, dal 27 al 28, che parte il turismo balneare cervese, che c'è la svolta e nasce la prima vera colonia marina cervese, che è la colonia Dante. Vediamo però con un po' più d'ordine la storia delle colonie marine a Cervia. Ecco, la prima colonia marina che sorge a Cervia sorge all'interno delle scuole elementari. Le
edificio delle scuole elementari di Siena, che è un edificio importantissimo per quell'epoca, viene costruito tra il 1912 e il 13, e già nell'estate del 1913 ospita i bambini in colonia. Sono bambini milanesi. C'è un filo rosso molto preciso che collega Cervia con la Lombardia. Le prime colonie marine sono colonie fatte da lombardi. E anche i bambini che vedete sono bambini che vengono proprio dalla Lombardia. Sono bambini raccolti da enti di beneficenza che li mandano in colonia nelle scuole elementari in luglio e in agosto. Eccoli qua. Vedete? Questo è il refettorio maschile. Questo è il refettorio maschile e che cos'è? È il corridoio della scuola elementare. Teresa Dini, che fa il medico scolastico di Cervia, l'ha conosciuto. È proprio la scuola elementare. Cosa faceva? Questi enti di beneficenza mandavano i bambini venivano alloggiati all'interno della scuola elementare, come si faceva anche a Cesenatico, come si faceva a Riccione, in molte altre città della costa, e pagavano una retta giornaliera e venivano assistiti da una direttrice, dalle vigilatrici, e facevano soprattutto un'alimentazione molto ricca. Questo aiutava molto nella cura delle malattie di cui parlava prima la professoressa Orioli, la tubercolosi, il rachitismo. Questi sono i bambini mentre mangiano e questi sono i bambini mentre fanno la passeggiata al mare. Vedete, sono bambini un po' disordinati, non hanno ancora divise, non hanno ancora educatori rigorosamente a loro dedicati. Noi sappiamo qualcosa di queste colonie perché ci sono le relazioni che i medici di allora, gli ispettori sanitari, facevano. Sappiamo come giocavano, sappiamo cosa mangiavano. La foto è per sé, decidono di gestire loro le colonie marine e quindi prendono in appalto proprio la colonia marina di Cervia all'interno delle scuole. E questa è la lettera che è nell'archivio storico di Cervia, ricchissimo di documenti, dove Zelmira Brambilla chiede al sindaco di avere la scuola elementare. Il sindaco all'inizio tentenna, dice no, vogliamo, vi mettiamo nel seminario, poi ogni seminario non li vogliono, e alla fine prendono proprio la scuola elementare. E con i Brambilla parte proprio la colonia marina. Noi abbiamo molti documenti che riguardano questa gestione ed è una gestione molto fortunata, tant'è che nel 1932 addirittura gli avanguardisti, i figli degli italiani all'estero, decidono di venire anche a Cervia. Qui c'è chi ha studiato meglio di me la colonia Le Navi Cattolica e che è stata quella che ha soppiantato poi questa colonia Cervia, cioè i bambini avanguardisti, figli degli italiani all'estero che venivano a Cervia, dal 1934 vanno poi alla colonia Le Navi di Cattolica. Ma quando sono a Cervia sono un vanto per la città, perché erano organizzatissimi, erano un po' il fiore all'occhiello della città. Quando arrivavano in treno, tutta la città si radunava in piazza per applaudirli, loro avevano addirittura una banda, la banda europea, perché venivano veramente da tutta Europa. E questa banda europea girava per la città e andava anche a Milano Marittima, allora albergo più importante, che era l'albergo Mare Pineta, dove a loro veniva offerta la cioccolata calda, i pasticcini, dopo che avevano fatto la loro esibizione bandistica. I Rosetti si trovano molto bene, tanto che decidono di fondare una vera e propria colonia. Quella colonia che era nella scuola gli stava stretta. Chiedono al sindaco di ottenere il territorio, il terreno per fare la colonia, e il sindaco glielo dà. Siamo nel 1926, ma è costretto a dargli l'ultimo lembo di terra cervese, perché era già stata tutta costruita. L'ultimo lembo è quello vicino a Viale Milazzo. Oltre a Viale Milazzo, per moltissimi decenni, rimane la palude, rimane una zona incolta. E questa è la fotografia, la figura immaginata della colonia Dante, colonia Marina Dante, che il prefetto di Ravenna fa mandare a tutti i sindaci dei comuni ravennati, perché il prefetto di Ravenna vede in questa nuova colonia il momento, lo strumento per unire tutti i bambini romagnoli a Cervia durante l'estate nella colonia. Ed è un'immagine bellissima, perché è un'immagine completamente inventata. Vedete, c'è questa colonia grandissima, poi c'è il treno in lontananza, che voleva significare che a Cervia era raggiungibile col treno, e poi c'è in questo spazio qui la vecchia colonia, le scuole elementari. Non c'è niente. Ma perché ci doveva vedere solo quello? Ci doveva vedere la colonia vecchia e la colonia nuova.
E questa è la idea che il prefetto manda in giro ai comuni ravennati. La colonia ha molto successo, viene costruita nel 1928, i bambini arrivano nel 1928 e poi viene ampliata continuamente. E arriva, i letti passano da 200 nel 1929 a 600 nel 1934. Chi sono? Sono bambini romagnoli, ma sono soprattutto bambini della Lombardia. Venivano da Milano e da Varese. I due coniugi Rossetti lo fanno per scopo di lucro. Cioè loro ricevono dalle società che inviano i bambini dei soldi, 6 lire, 8 lire al giorno. E diventano ricchi. Diventano ricchi talmente tanto da dover pagare il comune. Inizialmente il comune gli concede queste scuole gratuitamente, poi ci ripensa. Allora i Rossetti di loro spontanea iniziativa iniziano a pagare il comune. Anche per evitare di essere mandati via dalle scuole, perché i figli italiani all'estero, la milizia voleva organizzare loro questi spazi. E la colonia ha un grosso successo, vedete i bambini della colonia in Pineta, ecco il titolo del libro, Balsamiche Pinete, e prende proprio spunto da una delle lettere. Balsamiche Pinete perché la pineta era un modo per curare i bambini. La resina dei pini, il respirare in pineta, faceva parte proprio della terapia, come faceva parte della terapia il bagno di mare, il bagno in acqua, ma anche il bagno di sole. Ecco. E il regime però diventa molto stretto e inizia a controllare molto da vicino questi spazi. Prima di costruirli li controlla e i regolamenti che ci sono a partire dal 30 sono regolamenti che, diciamo così, sono tesi a eliminare queste forme di privati. E questi privati pian piano se ne vanno. E Rossetti vendono la colonia nel 1935 all'opera di previdenza delle Ferrovie di Milano, che lo utilizza fino al 39 per mandare i figli dei propri dipendenti. E adesso parliamo invece della città vicina, a Milano Marittima. Anche a Milano Marittima la nascita delle colonie marine parte proprio da privati milanesi, privati lombardi. E la signorina Claudia Magenta di Albese e Como decide di organizzare una colonia di bambini lombardi e affitta una delle ville bianche a Milano Marittima. Vedete, queste sono le ville bianche. Sono ville straordinarie, richiamavano le ville del principe azzurro, perché erano colorate di azzurro e perché erano veramente molto lussuose. Questa colonia prende piede, la signorina Claudia Magenta compra un lotto di terra in quello che allora era il deserto, cioè Milano Marittima. E questo lotto di terra è un lotto di terra molto sfortunato perché è vicino a due costruzioni, il lazzaretto e un'altra costruzione che devono essere demolite, la comunità non le vuole demolire. Fatto sta che lei non riesce a costruire quella che era la sua pensione Magenta, di cui qui c'è, vedete, il progetto, e allora decide nel 1927 di fare un'altra cosa, di comprare una delle poche costruzioni che allora erano a Milano Marittima, che è un ristorante, il ristorante Milano Marittima. Questo ristorante, che fu costruito nel 1914, Claudia Magenta lo compra nel 27 e ci fa la sua colonia. Si fa la sua colonia, che è una colonia molto piccola, aveva una sessantina di posti, non era un grande edificio. Nel 29 questo edificio viene sopraelevato e questo è il disegno di un grande architetto cervese, Focaccia, che giustamente Renato Lombardi ha messo in luce qualche tempo fa dedicandogli una mostra, perché è un architetto che ha lavorato molto nella sua città e ha lavorato molto anche con un'architettura liberty che ha reso famosi molti dei suoi edifici. In questo caso, vedete, questo è il progetto di ampliamento della colonia di Claudia Magenta. Claudia Magenta, anche lei viene in pratica stritolata dal regime e nel 1937 viene nell'albergo che diventa poi una pensione balneare di lusso. Questa è un'altra colonia di Milano Marittima, si chiamava Colonia Naviglio Grande e questa è una storia piuttosto singolare perché non è nata come colonia, come il ristorante che abbiamo visto prima. Erano dei villini costruiti dalla società CIVAM, che è la cooperativa italiana Villini Alloggi al Mare, che vengono riutilizzati, questi due villini, come colonia marina. Vengono uniti
e quelle che erano le dipendenze del villino, vedete, diventano una il refettorio e l'altra il dormitorio, e questi terrassi diventano i terrassi per fare l'elioterapia. L'idea di fare una colonia marina lì viene ad Anselmo Orti, che è stato uno dei fondatori di Milano Marittima e che in quel periodo, siamo nel 1929, era anche un, diciamo così, una persona di riguardo nell'associazione di consumo naviglio grande degli esercenti di Milano. Allora vende a questi esercenti di Milano la colonia e qui trovano posto 50 bambini. La colonia poi viene avviata negli anni successivamente, ma rimane una colonia molto piccola. Si trova, per chi conosce Milano Marittima, si trovava dove è adesso l'Hotel Palace. Ecco, questa invece è un'altra colonia. Questa sì è costruita proprio per diventare colonia marina. La costruisce la Congregazione di Carità di Breno, che è un paese vicino a Varese. Questa Congregazione di Carità ottiene un lascito molto importante da un brenese, e con questo lascito costruisce a Breno alcuni edifici di, diremo oggi, pubblica assistenza, e a Milano Marittima costruisce la colonia marina. La colonia marina è una colonia marina molto importante, perché è una colonia che prevede molte cose. Vedete, questa è l'architettura. Walter Balducci scrive delle cose molto importanti riguardo all'architettura delle colonie di vacanza e dice giustamente che queste prime colonie di vacanza sembrano degli ospedali. Sembra proprio un ospedale, vedete questo lungo corridoio e questi padiglioni uniti dal corridoio. La separazione di questi padiglioni è una separazione utilissima per dividere i maschi dalle femmine, ad esempio. E in questa colonia trova spazio addirittura un gabinetto di radiologia medica, perché c'era il radiologo che poteva valutare meglio le forme di tubercolosi polmonare, quindi una colonia veramente all'avanguardia. E qui ci sono due dormitori per i maschi e per le femmine, e aveva un centinaio di letti. Anche questa colonia non esiste più. E questa invece è un'altra colonia che c'è ancora, invece è la colonia che a Cerca viene chiamata la colonia dei padri Camigliani, ma in realtà adesso l'ha comprata, per intenderci, Nevio Alessandri, fra le varie cose che ha, il proprietario della tecnologia. Allora guardate, questo è il progetto originario, è un progetto del 1928, vedete c'è scritto Casa Romano Mussolini, sarebbe il progetto Casa Romano Mussolini per i figli degli orchestrali di Milano, perché questa colonia fu voluta dagli orchestrali di Milano, dalla società orchestrale di Milano. E se guardate il frontone di questo palazzo, vedete che è molto simile alla Scala di Milano. Riprende proprio il disegno della Scala di Milano. In realtà questa società non ebbe i soldi per finire la colonia, fu venduta la colonia all'Ente Nazionale della Mutualità Scolastica, che completò i lavori nel 1933 e quindi divenne la colonia della società dell'Ente Nazionale Mutualità Scolastica. Un edificio molto bello, molto importante, molto ricco e che col passare del tempo subì molte variazioni, vennero costruiti altri pezzi di questo edificio. Tant'è vero che nel 1935 i letti da 200 furono portati a 340, quindi era una colonia molto grande, e ospitava fino al 1938 i bambini che erano dell'Ente Nazionale della Mutualità Scolastica, un ente molto utile, perché era un ente che permetteva ai bambini poveri che frequentavano le scuole di venire poi in estate nelle colonie che l'ente aveva in tutta Italia. E quindi c'erano bambini che venivano dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dalle Marche, dalla Toscana e così via. La colonia poi durante il fascismo venne inglobata in quelle che erano le colonie del regime e divenne dal 1938 la colonia Pietro Roberti della GIL. Poi dal 40 al 43 ospitò i figli degli italiani residenti in Libia, che erano stati fatti scappare dalla Libia in previsione della guerra, fortunatamente, e che non tornarono più in Libia questi bambini. La loro storia dei bambini tripolini è una storia affascinante. In Romagna si erano occupato, ad esempio, Tino Dalla Valle, di questa storia dei bambini tripolini. Un'altra colonia molto bella, costruita nel 1933, è stata la Casa al Mare del Fascio Mantovano, colonia studiata molto
dal professor Banducci. Qui vedete il progetto di questa colonia, una parte del progetto. Una colonia costruita in un tempo rapidissimo, in 100 giorni, tant'è vero che è stata chiamata la colonia dei 100 giorni. Venne inaugurata il 21 agosto del 1933 addirittura da Achille Starace, che era il segretario del Partito Nazionale Fascista, e fu visitata anche da Benito Mussolini nel 1936 quando venne in visita a Cervia. Era una colonia nazionalista, questo è uno dei piani, vedete, aveva quattro piani, era disposta simmetricamente secondo un asse centrale, a destra erano i maschi e a sinistra le femmine, naturalmente. Era una città dei bambini, conteneva 500 letti. E nel progetto originario il padiglione centrale era destinato a rimanere aperto per tutto l'anno. Era l'unico che aveva, ad esempio, il riscaldamento, perché doveva rimanere in funzione tutto l'anno. In realtà era solo una colonia, funse solo la colonia temporanea. Invece qui vediamo una colonia più piccola, è la colonia Paolo Misseroli di Castiglione di Cervia. Una colonia molto piccola voluta da una comunità, la comunità di Castiglione di Cervia, che la fece costruire come colonia elioterapica diurna. Cioè i bambini di Castiglione venivano portati lì, li facevano le cure marine, dormivano nel pomeriggio e poi tornavano a casa. Davanti a questa colonia ci sono le due colonie più importanti di Milano Marittima, la colonia Varese e la colonia dei Monopoli di Stato, che allora era la colonia Montecatini. Questa è la colonia Costanzo Ciano dei Fasci di Varese, in costruzione. Vedete, queste sono le maestranze che erano della cooperativa Muratori e Affini di Ravenna. Una colonia straordinaria, una vera e propria città dei bambini, e fatta, voluta dalla Federazione Fascista di Varese. E vi ricordo che i bambini di Varese venivano a Milano Marittima e a Cervia, in colonia, già dal 1929. E quindi il loro sogno si concretizzò tra il 1938 e il 1939. Era una colonia straordinaria.